Guy, ciao ragazzi, beh, eccoci qua, prigioniero in casa come tutti voi per questo maledetto coronavirus, ci mancava anche questo qua. Vabbè, prendiamola così ragazzi, ci pigliamo un momento così dove ci dedichiamo solo allo studio, come sto facendo io. Mi sono messo a studiare anche qualche pezzo classico perché devo anche prepararmi per quando finiamo il Bayer. Allora andremo a fare dei bei pezzi classici, quindi fatti bene, quindi da Per Elisa, qualche fuga di Bach, qualche pezzo di Chopin. Vedrete che sarà molto belli, sono molto belli da fare e vi divertirete quando vi verranno bene. Bene, detto questo, andiamo a fare la lezione 114, numero 114, esercizio 102. Dai che ci avviciniamo proprio alla fine, siamo agli ultimi. 102 è un 4 quarti ed è veramente carino, non è difficilissimo. Sì, ha le sue difficoltà, come vi ho detto che gli ultimi pezzi sono quelli più impegnativi, però fra degli ultimi pezzi non è proprio il più balordo, come si suol dire. Quindi i veri pezzi che spaccheranno le dita saranno gli ultimi due, saranno il 105 e il 106. Quelli sì, saranno un po' di difficoltà, avranno un po' di difficoltà. Bene, andiamo a vedere questo esercizio 102, che è un 4 quarti, molto carino, molto bello. Andiamo a farlo piano piano e vediamo prima mano destra, mano sinistra, poi le mani unite e poi andiamo a vedere tutti i piccoli dettagli. Come sapete benissimo, e su YouTube in versione free c'è la mano destra, mano sinistra e mani unite come deve venire, per tutti i dettagli e diciamo tutti i passaggi minuziosi di tutto l'esercizio è disponibile su patreon.com/bluestudiorecord piano lesson. Una cosa importante che mi stavo per dimenticare. Allora, per coloro che già accedono su Patreon, vedranno che adesso ci sarà un altro tier. Il tier, sapete, è dov'è che andate a flaggare, che pagate $1 al mese per vedere le lezioni del Bayer. Adesso troverete un altro tier, un tier di $5 al mese. Cos'è quello? Quello non è per chi fa solo il Bayer. Il tier di $5 sarà riservato a chi vorrà andare avanti e seguire le lezioni classiche che andrò a postare e i tutorial di una certa di un certo impegno. Quindi vi preannuncio già adesso che uno dei primi pezzi classici che andremo a fare sarà la versione integrale di Per Elisa di Beethoven in tutte le sue parti, in tutte le sue sfumature. Per poter accedere a queste lezioni avanzate, quindi proprio ai pezzi classici, quelli fatti bene veramente, lì ci sarà appunto da pagare un costo di $5 al mese. Logicamente chi paga i $5 potrà vedere sia le lezioni avanzate che anche il Bayer, mentre chi paga $1 vedrà solamente il Bayer. Ok, ho voluto fare questa precisazione dedicata a coloro che già sono iscritti nella pagina di patreon.com di Blue Studio Record. Ok, andiamo a vedere questo esercizio 102 come dobbiamo farlo. Ok? Andiamo a vedere. Ok ragazzi, benissimo, eccoci qua a fare questo bellissimo esercizio 102. Quindi lezione numero 114, esercizio 102. È un 4 quarti in fa maggiore, abbiamo il si bemolle in chiave, come potete vedere, e andiamo allora a vedere prima la mano destra, poi mano sinistra. Allora, vediamo il metronomo, è un moderato, andiamo a impostare un 4 quarti a 70, ok? Se volete eventualmente impararlo anche un po' più lentamente all'inizio, mettetelo anche a 60, va bene. Però ecco, la sua velocità giusta, facciamolo almeno a 70. Andiamo a vedere prima la mano destra. Pronti? 1, 2, 3, 4.
Ok, abbiamo visto la mano destra come deve essere eseguita. Allora adesso andiamo a vedere la mano sinistra. Attenzione alla mano sinistra, vedete che questo fa è un due quarti, rimane giù, quindi questo accompagnamento va fatto così. Ok, vedete, non è un dove sono tutte crome, quindi c'è. Ecco, la difficoltà di questo esercizio qua è anche un po' questo qui. Andiamo a vedere la mano sinistra. Allora, pronti? 1, 2, 3, 4. Abbiamo visto anche la mano sinistra come deve essere eseguita. Ora andiamo a vedere come deve essere fatto nel suo insieme il pezzo, a tutte e due mani unite. Pronti? 1, 2, 3, 4. Ok, abbiamo visto come deve venire a mani unite. Allora adesso andiamo a vedere tutti i bei dettagli di questo esercizio qua. Ce ne sono tanti, soprattutto nel discorso delle dita, come sapete, sempre il discorso del passaggio delle dita. Questi sono esercizi che, se sbagliate a impostare le dita, qua, avete visto? Bene, con calma, come tutti gli altri, dovete dedicarvi con pazienza, fatelo prima lentamente, studiate bene le mani separate come vi ho indicato e poi dopo con calma, battuta per battuta, andate a mettere insieme le mani fino a poterlo realizzare in maniera definitiva. Bene, detto questo, io cosa vi posso dire? Come ho detto all'inizio, speriamo che passi alla svelta questa pandemia,
che ci sta mettendo un po' in difficoltà psicologicamente, moralmente anche. Io sono una persona che io amo tanto la primavera e mi ritrovo qui chiuso in casa, non poter andare fuori a fare le mie belle passeggiate per la campagna, per i sentieri, per i boschi, che è una cosa che per me è molto importante perché mi rilassa, mi distende i nervi, distende tutto la morale, tutto quanto. Dobbiamo stare in casa, facciamo questo sacrificio ragazzi per forza di cose, se vogliamo venirne fuori e ripartire alla grande come è tipico del nostro popolo. Bene, detto questo ragazzi, io vi saluto, vi do un bacione a tutti quanti e oltre al bacione il mio solito consueto. Bye bye!